Allora, ci siamo di nuovo. Tanto ho spostato la cam adesso di qua. Cioè, nel senso, è sempre lì, però gioco nell'altro schermo. E niente, quindi riproviamo, sperando che questa volta vada come deve andare, perché non lo so. Però, vabbè. Allora, riprendiamo la partita. Dunque, dove eravamo rimasti l'ultima volta? Sperando che non mi muoia di nuovo la streaming, perché potrei alterarmi in un poco, ma tanto, tanto, tanto in realtà. Allora, Pietrisco, cazzo devo fare? Non mi ricordo più. Allora, la casa ce la siamo fatta. E va bene, fino a lì. Allora, io direi ah, giusto. Innanzitutto facciamo degli utensili, utensili che dir si voglia. L'anguria mi serve perché non ho altre fonti di sostentamento al momento. Piccone lo tengo. E mi serve il legno che devo andarlo a prendere perché non ce l'ho più. Va bene. Allora, si buttavano giù direttamente gli alberi, non mi ricordo più. No, non si buttavano giù, lo devo prendere da solo, perfetto. Quindi sta distruggendo a cazzissimo, ma va bene uguale. Allora, ancora. Ok. La qualità, signori, la qualità di questo Minecraft un po' con parecchie cose, insomma. Allora, siamo così. No. Allora, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Tanto il workbench ce l'avevo già, forse, ma nel dubbio. No, quello. Il workbench è lì, lo sapevo. Teniamo uno anche fuori che fa sempre comodo. Facciamo così, tac. Tanto si vede già lo stick lì, che figo. E questo posso fare anche di qua, perfetto. Allora, andiamo a raccogliere un po' di roba. Così, giusto per vedere cosa riesco a farci. Sta calando la notte ed è un po'. Ah, ecco perché, vedi, serviva. Ah, c'era il trucco. Noci di cocco. No, che cazzo sono? Acorn. Boh, acorn, non ho idea di cosa siano. Dovremmo consultare la guida di questo meraviglioso gioco, ma. Ok, perfetto. Beh, oh, aveva 20, 20 tronchi, non è male. Li mangio a colazione di solito. Allora, mangiamo qua. No. Beh, mi dà uno e basta, però pazienza. Ok, puoi dormire solo di notte, ma penso di aver salvato. Allora, questo ok, tronco, ok, tronco di. Ah, ecco il tronco di quercia c'avevo, vedi, vedi, vedi. Spuntino leggero. Ah, vedi, vedi, ok. Scopro cose. Dunque, mi serve. Cosa cazzo mi serve? Bella domanda. Bella domanda. Che cazzo mi serviva? Allora, innanzitutto il microfono, mi serviva il microfono che stesse un po' meglio, grazie. Ok. Allora, mi serve una spada che io ho già in realtà, perché l'avevo fatta prima. Ok, e una pala, ecco cosa mi serviva. Allora, facciamo un po' di legna e facciamoci una pala. Lo scudo ancora non lo posso fare, ma intanto almeno la pala mi serve per palare, insomma, per quello mi serve la pala. Devo raccogliere un po' di sebbia. Poi andiamo a scavare lì di sotto. Tanto la sabbia mi sa che l'avevo già presa l'altra volta. Non mi ricordo un cazzo. Ma vabbè, ci sta perché è da una vita che non ci rigioco. Ci avevo giocato giusto una volta perché una sera mi andava di fare così. Ah, qui ci dovevo fare il canneto, merda. Vabbè, pazienza. Mi servono delle finestre, quindi il canneto più avanti. Allora, la sabbia lì c'è? No, che cazzo è quello strato? Ah, il ghiaccio. Mercoledì. Vabbè. Lì abbiamo una pianta, che dobbiamo ripiantare, tra l'altro, perché. La vedo buia, la vedo molto buia, nel senso che non vedo un cazzo, aiuto. Cos'è questo buco nero? È acqua. È acqua, ma ovviamente non si vede perché è giusto, è notte. Qui dentro è giallissimo. Allora, se io tipo farebbe così, no? Questa la devo accendere, immagino, se la metto giù. Sì. La devo accendere, quindi niente. Non puoi riposare. Ci sono i mostri nelle. Ma sì, ma tua madre ci sono i mostri nelle vicinanze. Allora va bene, ho capito. Vabbè. Ok. Però a me serve. Ho sentito sto stronzetto. Allora, facciamo così. Madonna santissima. Ho scelto proprio male. Forse dovevo cambiare tipo di shader, però pazienza. Forse era meglio che portassi dietro una.
torcia forse. Dico forse. Vediamo un po'. La torcina la posso anche prendere. Tanto ce ne ho due. Vediamo un po' se riesco a fare luce. No, non fa un cazzo di luce. Perfetto, grazie mille. Utilissima sta luce. Proprio utile un bel po'. Allora. Ok. Questo non lo dovevo. Non lo devo dragare con la. Con questo qui, ma va bene uguale. Devo impostarlo un po' meglio questo minecraft. E vabbè. E là c'è dell'acqua qui. No, 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 ho sbagliato. Non hai niente di c'è dell'acqua. Quindi niente. Andiamo di qua. Oh, buonasera, egregissimo. Vedi che ha cambiato telecamera. Adesso di qua. Prima ho fatto delle prove, era giusto per vedere. Come puoi vedere, il mio Minecraft è veramente di qualità altissima. Ha delle shader che fanno veramente pietà, ma mi va bene così. Al momento non ho altre cose da fare. Per cui... Allora, non ci vedo un cazzo adesso, però. È tutto buio. Allora, egregio, quando va in live lei? A che ora va in live? A che ora inizia il suo delirio serale? La qualità non è un optional, ma nel mio caso la qualità è già tanto se c'è. Quindi, anzi, guardi, egregio, io stavo cercando di giocare a Minecraft, ma mi sa... niente, mi sono inondato da destra a sinistra. No, dicevo, volevo giocare a Minecraft, ma mi sa che lo lascio per un'altra sera, perché qui la situazione mi sta sfuggendo di mano. Live fra 15 minuti, vabbè, mi fa compagnia. Intanto io inizio Red Faction Guerrilla. Volevo giocare a Minecraft, ma... Devo risettare un po' di cose, purtroppo è così, non ci posso fare niente. E siccome era una cosa che ho fatto all'ultimo oggi, mi è venuto in mente all'ultimo, è tutto molto in va. Cioè, nel senso, lui va, poi dopo non si sa. Allora, riapriamo, innanzitutto chiudiamo Minecraft, grazie. Egregissimo, comunque le dicevo poc'anzi, quando non ero in live, che praticamente l'album dovrebbe uscire in teoria o domani o sabato, però comunque entro il fine settimana. Quando uscirà glielo faccio sapere e lei mi dirà se, diciamo se... Sì, sì, magari se funziona, grazie. Dicevo, se, no, che cazzo dicevo? Cioè, le farò sapere, poi lei mi dirà se esiste o meno questo album, almeno su Spotify. Dopo, per il resto, controllo io. Ma non dovrebbero avermi fregato, dai. Allora, dunque, Big Picture, ok. Vabbè, era di là, perfetto, grazie mille, millissime. Allora, ho sbagliato tutto, esci da Big Picture, ok, perfetto. Questa webcam bella quanto gli abitanti di Acre. Ma vabbè, ma la webcam però è quella, è sempre quella. Non è che cambia più di tanto, la webcam è sempre quella, non, nel senso, non l'ho cambiata. Però voglio vedere impostazioni. Si può mettere nel secondo schermo impostazioni, interfaccia. Come si fa a mettere nel secondo schermo qua? Donare degli shader. Browser, dimensioni, no, trasmissioni, libreria in gioco, famiglia account. E credo, lei sa per caso come si può switchare da schermo 1 a schermo 2 su, no, non credo, però su Steam, perché voglio trovare un'impostazione, ma non la trovo. Niente, pazienza. Lo troveremo prima o poi. Apri l'overlay, disattivato, interfaccia. Vabbè, ma io non li so usare, io sono un ignorante, non sono un laureato in ingegneria informatica applicata da anni e anni. Allora, download, cloud, music, trasmissioni, alt tab. Tab però... Alt tab, ok. Sì, no, però alt tab... ok. Però come faccio a impostare, cioè nel senso, io devo impostare la come si chiama, verrà, devo, forse visualizza, modalità piccola, inventari, impostazioni, se è quello è sempre, va bene, ok, visualizza, libreria Steam, la gola però, libreria, giochi nascosti, stasera gioca sempre la stessa cosa al grigio? Perché potrei farle un... potrei romperle il cazzo su Discord se lei vuole. Yup. Bene, molto bene. Amici, guida.
A meno che non si possa impostare da di qua. Aspetta, facciamo così. Questo lo rimettiamo di qua un secondo. E questo lo rimetto di qua. Ok. Ah, sei il benvenuto. Grazie, Gregio. Grazie mille. Allora, però le posso rompere il cazzo proprio via vocale? Oppure lei, cioè nel senso, lei e i suoi spettatori non gradite, perché non si sa mai. Allora, vediamo un po'. Andiamo in big picture. Ok. Madonna, sì, ma ogni volta che casino. Ok. Impostazioni. Interfaccia. Sarà interfaccia tanto? No, non è interfaccia. Interfaccia audio, niente. Musica, download. Sì, va bene. Schermo, eccolo qua. Interfaccia. Abilità interfaccia touch? No. Tastiera virtuale? Niente, vabbè, lo faccio da di qua, ho capito. Va bene, va bene. Vocalizzo? Grazie, va bene. Allora vocalizzerò, perfetto. Lo prenderò in considerazione. Allora, devo un attimo impostare qua la situazione. Non mi ricordo più com'era. Capture, ok. Dobbiamo impostare lo schermo, che dovrebbe essere questo qua. Schermo principale, perfetto. Quindi, cos'è? Select option. Metodo di acquisizione automatico. Va bene, mettiamolo automatico. Va bene, ok. Perfetto. Allora, adesso andiamo a rigiocare un po' a Red Faction. Riprendiamo un po' il game, vediamo un po'. Sperando che questa sera non mi si blocchi, Gregio. Cioè, no, allora, il problema è questo, praticamente. Cosa succede? Io avvio la live, l'ho fatto anche prima. Avvio la live e, tipo, dopo un tot di minuti, che può essere dai 2 ai 30 ai 45, mi si blocca proprio totalmente. E tipo per un minuto o due, no, un minuto, per qualche secondo in realtà mi si blocca. Perché ha... Gregio, cosa fa? Lei, Guardi che non è concesso da Twitch, io glielo dico. No, comunque, dicevo, mi si blocca ogni tipo 30 minuti, 40 minuti. Che poi non sempre, in realtà a volte fai anche un'ora e non ti si blocca, boh. Potrebbe essere un problema di rete, ci ho pensato, ma io ho fatto l'aggiornamento, allora stasera sta gola di merda, ho fatto l'aggiornamento della scheda video, dei driver e anche i vari aggiornamenti di Windows. Tra l'altro, ecco, forse quello, gli aggiornamenti di Windows mi si bloccano, cioè io sono tipo da un paio di mesi che non me li fa più fare, cioè mi dà errore negli aggiornamenti di Windows, non ho capito perché, cioè nel senso io li scarico, poi mi dà un errore e non so, vabbè, però, vabbè. Poi un giorno se verrà su glielo farò controllare a lei, perché lei è più pratico forse, in qualche modo, non lo so, ma magari sicuramente è meglio di me, sì. Allora, carica partita. Dove era? 21.47, 21.53, eccoci qua. Sì, guardi, quella è l'antica tecnica pervenuta dagli antichi, dall'antica Grecia, da un greco. Sì, quello l'ho già provato a fare, Ho provato a fare di tutto e di più, Egregio, ma non fa niente. Infatti quando riuscirò ad averla nella mia dimora, la sfrutterò per capire perché non funziona, perché non scarica gli aggiornamenti. Ho provato a seguire anche un tutorial su YouTube per vedere come risolvere quel problema che mi dà sugli aggiornamenti, ma purtroppo non sono riuscito a risolvere. Puttana, stavo per andare a sbattere. Allora, dove andiamo, signorino? Andiamo di qua. Ah, c'è questa base da distruggere. Andiamo qua. Sì, lo so, vabbè, poi lei non è, diciamo, ambrato è più dell'est. No, lei non è proprio color barbecue. Sono un po' al limite, ma va bene così. Comunque no, nel senso che se mi vorrà aiutare, altrimenti le punterò una pistola in testa e lei poi dopo sceglierà. Se la morte oppure aiutarmi, che nel suo caso e nel mio potrebbe essere comunque la prima opzione, che sono a metà. Beh, lei comunque anche se non ha carnagioni di colore particolare, comunque ha un'origine quantomeno singolare, ecco.
E che appunto con i fucili puntati alla testa Ah, grazie. Lo so, ti ringrazio. Ormai non so più che cazzo usare lei, lui, voi, noi, essi. No, no, però, allora, io vorrei essere affiliato, ma con 2 o 3 spettatori ogni 1000 anni è difficile. Tra l'altro, 805 boss. Non so se ho preso. Ehi, boom, e te, boom. Ale. Salve. Come state? Salve. Buoni tutti. Cos'è? Il Unga Bunga. O il Bunga Bunga. Quello era del Silvione Nazionale. Ah, però. A posto. Parcheggiato. Parcheggio perfetto. Ho sbagliato. Dovevo prendere il jetpack. Salve. Ma lei cosa mi dice? Lei è un nemico o un amico? Ormai lei non mi attacca? Ah, ecco. Si è accorto tardi. Va bene. Quello è amico però. Allora, distruggiamo questo estrattore di minerali atto all'estrazione di minerali, appunto. Allora. Aia, mi stanno sparando nel culo. Aiuto. Aspetta. Sì. Bummete. Questi marziani. Guerrigliano in partita, perfetto. Aiuto. E allora, Erdiana. Lei, lassù? Cosa vuole, Peccato che non ho il jetpack. Sky? Cos'è? Oddio, cos'era? Skitus. Ah, sì, era. Adesso ci sono arrivato. Scassagna. Adesso ci sono arrivato. È voluto un attimo. Così. Scritto era un po'. Era un po' difficile arrivarci. È stato un po' difficoltoso. Allora. Questo muro egregio, lo rompiamo oppure lo lasciamo così? Perché io vorrei fare un bello open space qua. Io lo rompo, nel dubbio. È più areggiato l'ambiente, dai. Allora, mi sparano nel culo però. Lei non deve stare... è morto, perfetto. Allora. Oh, vedo una bella proprietà di LDF lì da distruggere. Esplodi? Non vuole esplodere. Ma guarda che è veramente una testa di cazzo, Ah. Yeah. Allora. Ah, aspetta, giusto. C'ha ragione, è vero, mi ero scordato. È vero. Se no faccio pubblicità sbagliata. Eccolo qua. Cambiamo la categoria. Ho capito, vieni su Discord, ma sono in live, come faccio, egregio? Allora, un attimo, E aggiorna, dovrebbe essere aggiornato in teoria. Ok, perfetto. Allora, aspetta un secondo. Di Discord, apriamo Discord. Ok. Dov'è Discord? No, ho sbagliato, puttana, Laida. Allora, fammi vedere un attimo. Usciamo un attimo dalla Big Picture. Vedi la Big Picture? Che cazzo, no. Allora, andiamo. Come si fa a prendere il secondo schermo questo? Di qua. Okay. Eccolo qua. Eccoci qua. Cosa faccio? Le parlo direttamente nel gruppo o faccio singolo? Cioè, nel senso, vabbè, senta. Io la chiamo, poi faccia lei, insomma. Come si faceva adesso? Oggi è le 20:56. Ah, questo? Vabbè, unisciti. Ok, mi sono unito. Perfetto, ma non sento una fava. Ok. Come faccio, egregio, a entrare nel canale vocale? Sì, ho capito, grazie, non ora. Come si faceva a entrare nel canale vocale? Non mi ricordo più. No? Aspetta. Minchia, io che non mi... Allora.
Come si fa, egregio, però? Come si fa ad entrare? Che sono acerbo di Discord da un po'. Adesso piano piano entreremo anche su Discord, ce la possiamo farcela, ma... Clicca sull'icona del server e fino a lì va bene. Ah, ok, ok. Ok, sì, ho cliccato sull'icona del server. Poi sul canale vocale dove sono. Ok. Eccoci, eccoci, guarda un po'. Eccoci. Eccoci, mamma mia. Guarda, guardi, egregissimo. Io l'ho reso admin anche di questo server. Sì, vabbè. Sì, vabbè, adesso esagerato, mamma mia. Allora, siamo due disagiati, questo si chiama l'esercito dei disagiati. È oneroso che anche lei sia admin. È oneroso, cioè, quindi è, diciamo, è costoso. Allora. Pianoso. Ah no, aspetta, ho sbagliato. È esoso. Vabbè. È lezzo, Lucci, no, Lucci che no, Penzola. Allora, riprendiamo un attimo il game. Allora, dove eravamo rimasti? Perfetto, ok. E quindi, egregio, niente, cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Abbasso un attimo. Allora, io tra un minuto, io ti dico, io tra un minuto inizio la live, quindi, perché sono in starting soon, tutto mutato. E tengo un attimo anche l'audio del desktop mutato e faccio il sorpresone. Vabbè, adesso ospite speciale. Mamma mia. Vabbè, mi sento un'orata. Guarda, allora, ti senti un'orata? Sì, un'orata. E l'amo dove l'hai lasciato? L'amo, io non amo più, non ho sentimenti. Allora, ricorda, l'alcol è sempre un amore. Sì, sì, ma io perché in termini di chimica, l'alcol è una soluzione. Vabbè, ho capito, se la mettiamo in questi sensi, però allora. Allora, ragazzoli belli della chat, vabbè che ancora non c'è nessuno. Oggi abbiamo un grande ospite. Abbiamo l'onore. Il secondo vero Ser Disagio. Un benvenuto a Marcus Tale. Benvenuti, questa Inception. Allora, io intanto inizio un pochino a cazzeggiare su War Thunder, tanto prima che arriva qualcuno. Allora, almeno posso essere sfutucchiato in diretta. Qui c'è un casino. Allora, dunque, come la vai, egregio? Cosa ci racconta di bello? Ma guardi, sono qui su Marte che sto combattendo contro dei testa di cazzo. In questo momento, diciamo che sono in mezzo a un casino immenso. Però per il resto, diciamo che va bene. A parte che mi hanno messo dentro la resistenza senza che io volessi, senza il mio consenso. E quindi, niente. Aspetta, ti trovi. In realtà quindi mi stai dicendo che Marte in realtà è la Corea del Nord? Sì, ah, no, esatto, più o meno, i campi ci sono, ecco. È volato uno appena adesso, la gravità è anche più bassa, mi sembra, per cui ci sta anche. Allora, egregio, invece lei... Esatto, è lì, dove cazzo... Allora, mi stanno sparando nel... di dietro, in questo momento. Comunque, tra dopo faccio un aggiornino su Instagram per... per dare a tutti la buona novella. Cioè che sono finito in Corea del Nord. Mi dissocio. Allora no, è che finalmente abbiamo un ospite. Big Band. Buonasera Big Band. Gabbo, quale preferisci? Oggi abbiamo anche un altro ospite speciale in live. Aia, che male. Saluta Marco. Buonasera signor, non ho ben capito il nome, che ero un attimo indaffarato con dei Big tizi. Band 213. Oppure Gabbo, perché è sempre sul server di Discord. Buonasera signor Gabbo. O dovrei dire Gabbo Bibbo, no, sto scherzando. Allora, che poi mi ammazzano dopo. E fu così che venne bannato all'istante. E niente, è andata così, e vabbè. Ma eccomi signor Geco, eccomi. Buonasera. Ecco a lei Big Band, Marco Stale. Buonasera, è un grandissimo piacere ospite averla ospite. Allora. Piacere ospite, mi chiamo ospite. Buonasera. Allora, io sono disagiato. Presentazioni. Ecco. No, aspetta, piacere ospite, mi chiamo spettatore. Grazie. Piacere spettatore, mi chiamo ospite. Allora, piacere ospite, mi chiamo live. Sta volando, ma va bene. Vabbè, allora,
un secondo che dobbiamo fare le dovute presentazioni. Gabbo, lui è Marcus Tail, alias su Discord Morfeo97, è un mio carissimo amico in real life e anche lui è uno streamer, infatti suggerisco a tutti di seguirlo. E tra l'altro sto facendo una streaming mentre lei è in streaming, quindi è una streamingception, io non vorrei dire, però... Allora, dimmi, che è? Metto anche Morfeo nella mia lista donazioni? Però lui non gioca War Thunder. Lista donazioni? Lo metto comunque. Donazioni solo in natura. Ah, beh, sì. quelle le accetto, va benissimo. Quelle le accetto. Magari non in live, magari fuori, con la giusta illuminazione. Tu fai conto, Giacomo, che sulla mia lista donazioni sei praticamente il 256esimo. Oh là. Beh, la lista bella lunga, devo dire, insomma. Se posso sapere il fatto praticamente che c'ho nella mia lista c'ho praticamente 534 persone. Comunque mi sento onorato di essere a metà lista. Mi scusi se mi permetto, dottore, ma chi sarebbe il primo in lista? Giusto per curiosità, una mia curiosità. Allora, Elon Musk non conta. No, esatto, perché per i soldi se la c'ha. Quindi tanto. Chi è il primo della lista? Qualcuno su un altro server che me la fai conto che era la prima persona che gliel'ho chiesto, anzi che gliel'ho chiesto. Gliel'hai imposto? E l'ho messo, poi dopo ho cominciato praticamente a mettere tutti in lista. Ah, ok, va bene. Pensavo fosse per il qualcuno... meme questo è altro. Pensavo fosse tanto, qualcuno di famoso, tipo, boh, che ne so... Tanto fai conto che ho messo le donazioni in base, tipo, in base a quanti leoni ha. Oppure quanti riesce a guadagnarli? Quanti leoni? Lo metto più alto di classifica. Madonna. Quanti leoni? Quante gazzelle? Cosa vuol dire? No, perché giustamente te, grigio, non sei... Tattico di Worry Thundery. No, infatti, no, quindi... No, si chiama Back Thunder, è il nome che l'ho lasciato sul mio desktop. Il mio desco è il mio tedesco personale. Il tuo crucco. Lei è grigio di solito, perché io ogni tanto guardo le sue live, però non è che, cioè, nel senso, io la seguo da lontano mentre mi bevo la mia camomilla con la melatonina, però diciamo che... Ma cosa? Devo dormire in qualche modo, quindi allora praticamente non ho ben capito se lei è, diciamo, ogni tanto cambia o fa sempre la fazione rossa. Però... un momento faccio la fazione rossa per il semplice fatto che uno dei miei aerei preferiti che è stato aggiunto da poco nel gioco. Ok. Si tryharda quello, cioè, per il momento si tryharda. Beh, giusto per la patria, mi sembra giusto. Mi pare giusto. Ma no, comunque dicevo che sì, mi serve la camomilla con la melatonina per avere quel minimo di, come si dice, di voglia di vivere. No, voglia di vivere, ma quella neanche con una dose di polveri strane riesco ad avercela, però riuscirei, perché non è che però mi serve per rilassarmi, dormire con calma e poi svegliarmi la mattina rincoglionito, andare al lavoro e essere rincoglionito tutto il giorno per poi arrivare alla sera, non avere sonno e ripetere la caramomilla e poi tutto il ciclo che ritorna. Ti capisco. Insomma, se va così la mia vita è un ciclo interminabile di cazzate. Hobby, come la va? Ah, lo dico anche per te, perché adesso oggi abbiamo un grande ospite, l'altro streamer Marcus Tail, che tra l'altro è in live anche lui adesso. Ma con chi stai parlando? Con la chat mia. Ah, ok, no, perché... E... Ricordiamo, allora, conosci Elon Musk? Vabbè, allora, mio vicino di casa. Se vuoi farmi un regalone, andate tutti a seguire, tutti quelli della live, a seguire anche Marcus Tail, perché fa spisciare da ridere. Come dissi prima, mi sento un'orata. Mi sento un'orata fuori dall'acqua. Esatto. Cosa? Sas. No. Ha già sbagliato. Mi sento molto Mario questa sera. Mi pare giusto. Solo che non... Ma non è di Marco. Ragazzi, ho appena investito una penna. Male Bobby, siamo messi malissimo. Allora. Ehi, dimmi. No, non parlavo con voi, Mi serve un armiere per il mio mezzo. L'armiere? La mappa e raggiungimi. Se hai voglia
voglia di darvi una mano. Bene. Andiamo. Trovo presso le coordinate. Dove diavolo sei? Allora, mi sta vibrando tutto qua. Male. Allora. Ma c'è gente nuova? Sì, in live, cioè in live su Discord al momento siamo io, Marcus Tail, che è buonasera, ospite del canale, e Big Band 213 alias Gabbo. Ospite e co-liveatore, tra l'altro, perché sto liveando anche io. Jacob, stai uccidendo un botto. Sì, lo so. Salve. Ma perché c'è? Ma cosa, cosa ti ha fatto il botto di male? Ma ho trovato... E niente. Scusa, stava lì. Stava praticamente... Ah no, aspetta. No, ho sbagliato. Volevo fare un paio di punti prima di morire. Ecco. Allora, ragazzi, ma devo... conto che se devi farti le... Anzi, i russi... Devi farti i russi. Boom and zoom. I russi devi o le russe? Devi fare praticamente anche una bella sezione, una bella sezione delle russe. Le russe, mi raccomando, riferiamoci alla flotta d'alto mare. Sì, sì, certo. Certo, certo. Corazzate, prese. Mica avevo pensato ad altro. Tu fai conto, una sola. Sblocchi quella, ok, non hai problemi con niente. Ne sblocchi una sola. Signor sviluppatore, la interrompo un secondo. Signor sviluppatore, mi permetta, come si fa lo screen su PC? Come si screena? Si fa. Allora, mi sembra che ci sia il tasto, però non avendo mai fatto screen sul PC non lo so. E niente, va bene, questa sera non sa un cazzo, va bene, sto scherzando. È due giorni di tesi intensa. No, no, va bene, lo so, va bene. Tutte scuse, la tesi, mi è morto il gatto, ho ucciso Hitler, tutte cose che faccio nel weekend di solito. Aspetta, mi stai dicendo che siamo nel weekend, ho sprecato tre giorni per... No, potevo commettere genocidi. No, la prendo di soldi. Beh, io sono nel weekend da martedì. Per la tesi... Devo finire di scriverla entro il 23 e consegnarla entro il 28. Beh. E comunque streamo la sera a Warpanda per spegnere il cervello, perché il relax è importante nella mia vita. Io ce l'ho sempre spento costantemente, quindi... No dai. Sì, ha voglia. Siamo sicuri? Sì. non lo avvio dal 95, che sono del 97, dire. Allora, non si divida quando è i coglioni di babbo. Allora, vi descrivo la scena che sto vedendo nel gioco. C'è Super Aspetta, Mario. Cosa? C'è allora, sto giocando. Ok, già inizi male. Allora, inizi male che dici che c'è Super Mario. No, allora, un secondo. Allora, scontesto, sono su Marte perché sto giocando a Red Faction. C'è uno che sta guidando una macchina mentre io. Una motoretta mentre io sto sparando con un cannone dietro. Ok? Ma quello che guida è Super Mario. C'è un piccolo è per quello che volevo fare lo screen, per farlo vedere, ma non ho idea. Allora, facciamo una cosa, facciamo come i bravi uomini che non sanno come fare le cose. Andiamo a cercare su WikiHow. DSC prova. Allora, come si screen da PC? Le live interessanti. Ma con me ti ho detto è sempre così. Egregio, lei che si ostina a volermi parlare. Come si fa? Oh, abbiamo Salvatore Aranzulla, che è sempre una garanzia. No, ma Bobby, sei un infame per dirgli di fare altro F4. No. Noi ce l'avamo quando le antiche magie sono state scritte. No, perché non c'ho il giardino. Ora, dunque, aspetta un secondo, vediamo un po'. Per praticità, non so neanche leggere, perfetto. Per precipitare, ma sì, ma tanto ormai l'italiano è un optional. Come l'italiano è optional? Sì, se io avrebbi la possibilità di parlare italiano, non lo farebbi. Non lo farebbe? No, non avrebbessi motivo. Dopo aver piegato invece che pigiato, va bene, perfetto, molto bene. Sì, perché questa sera stiamo imparando molto molto bene l'italiano. Sì, con me sempre. Io quando ho deciso di chiamare il server l'esercito dei disagiati, un motivo c'era.
Print screen. Ma quale cazzo è print screen? Ma io non ce l'ho nella tastiera. IRTSC. Cosa? Sono in... Vabbè, immaginatevi Super Mario comunque. In qualche modo... Allora, dunque, vabbè, poi vi manderò lo screen quando sarà finita la live. Va bene. Allora, magari se mi può... Perfetto. Halifax Pro lassù. Perfetto. Allora... non ho sbagliato per porca di quella... Ma... No. Miseria. No? Porca di quella miseria. No, no, ci mancherebbe, Dio. C'è un po' di sera in questo cazzetto. C'è un po' di sera in questo Bobby. Ragazzi, io vi avviso, io l'ho avvisato all'egregio, cioè con me è sempre così, lo sa poi tra l'altro, quindi è lui che si ostina. E ragazzi della chat vi dirò, oggi siamo pure abbastanza tranquilli io e l'esimio Marcus Tail. Ma perché io sono stanco. È l'unica motivazione. No, ma non perché le altre sere non lo sia, per carità, la stanchezza è costata. Ma sì, ma tua sorella... Ecco. E comunque, no, Bobby, no, dicevo, tua sorella è tutto collegato al nome della live. È il titolo della live. La live si chiama In Vino Veritas. Siamo praticamente ubriachi di cazzate. Quindi tutto torna. E poi la gente mi dice: no, ma ti devi drogare, no, ma ti devi ubriacare. Sì, peggio di così, bene. Allora, no, nulla. Dopo veramente. Ora dopo qualche secondo te lo ritrovi praticamente che comincia a prendere energie. Faccio tipo Cell, succhio l'energia alle persone, ma non dalla coda. No, dal naso voglio dire. Allora. Perché? Avrei preferito se avessi detto dal cazzo direttamente. Solo che c'è sta differenza. Cell c'ha tre forme. Io ce n'ho una ed è tonda, però va bene uguale. Io sono più vuole rubare il lavoro, egregio? No, vabbè, lei è un'altra forma, diverso. Però, diciamo, sto scherzando, lo voglio bene. No, io sono più un Majin Buu, però leggermente più secco, ecco, diciamo così. Ma proprio... che andava un palestra. Esatto. Diciamo Majin Buu prima di inghiottire... Chi era? Chi è che era l'altro... Ah, chi è che inghiottì? Ah, Gotenks, chi era? Vabbè. Gente cionchi. Olè. Voilà. Flambé. Allora, dove cazzo è? Boom. E voilà. Spitfire. Olè. Olà. Olè lè. Olà la. Giacomo, tu sai che c'è un bombardiere russo dove i mitraglieri stanno in una posizione alquanto scomoda? In che senso? La posizione dove sono vivi? O hanno dei diritti? No, allora. Beh, questa è una posizione scomoda nel senso. Una posizione scomoda nel senso praticamente che. Mi si è mosso un comodino. Chiamo... Il problema è quello, perché se lo dico può darsi che Twitch banna. Madonna santa. No! Aspetta. No, povero colono! Tanto mi stanno per killare malissimo. Quindi volendo. Facendo un esempio cretino. Hai presente quando uno sta a letto, no? Sì. Ecco. Ah, come Schumacher dici? Ma! No. Non proprio. Cioè, se tu lo vai a vedere... Proprio la peggior posizione, tra l'altro. La peggior posizione. Ma quindi per vola... uno e per l'altro. Quindi vola il contrario. Che cazzo fa? Ha cambiato la... No, è come sono stati messi i mitraglieri. È quello il problema. Ah... Hanno per caso la forma. Una forma particolare. Buonasera a tutti gli spettatori della live. Mi raccomando, seguite anche Marcus Tail. Che è il nostro ospite d'onore di questa live. Vi ringrazio. Mi hanno scopato. Egregio, io comunque glielo dico. Se vuole del disagio, lei sa che mi può contattare su Discord. Io arrivo subito. Allora. Tu fai conto al gioco che l'aereo è la R2, è un bombardiere. R2 sovietico? Per me potrebbe essere anche... AR2. Per me potrebbe essere... AR2. AR2 di 2. È un 2-3. È 3-4. È un 2-3. Un 2-3. Dico, la posizione... Porca puttana. È un po' scomoda. Madonna. Un po' tanto. Allora, hai detto... AR2. AR2. No. AR2. È un 2-3. 2-3.
Ah, R2 la posizione. Allora, R2 è sopra. Guardiamo l'anteprima con... No, aspetta. No, devi vedere raggi X, devi guardare il culo dell'aereo. Allora, quindi era su anteprima. Era su anteprima. R2. Anteprima devi mettere raggi X. Raggi X, là. A sinistra raggi X, guarda quelli dietro. Allora. Cioè, tu ti rendi conto che posizione di merda l'hanno messi? Così. Là, è volato uno. Se l'avessero fatto non in guerra, forse sarebbero stati mandati dal compagno supremo a capo della bandiera rossa. A capo della bandiera. A capo, mi piace questo a capo della bandiera. Proprio la bandiera, proprio a capo della la bandiera. L'avrebbero comunque messi a lavorare, diciamo, a torso nudo nella Siberia d'inverno. Beh, sì, ma il problema è quello. Ma perché la posizione? Io capisco risparmiare lo spazio per Egregio... la posizione, state trozzate male, ma Cristo. Egregio, lei non può parlare. Poi tu conta, no? Aspetta, poi tu conta. C'è il medagliere, quello che è comandato la torretta di sopra, no? Qual è quello dietro, te presumo, dici? Quello sopra. Sì. Gatti barricate. Quello sotto, se deve sparare ancora più sotto, deve comunque alzarsi. Quello è il problema. Cos'è successo? È volato uno sopra la mia testa. Allora, è quello il problema. È quello il problema. Allora, ah, è un posto magico sto. Comunque, Egregio, lei non può parlare perché lei, quando è inverno, estate, autunno, lei è sempre smanicato. Quindi, lei è proprio... Allora, la mia temperatura corporea, che è equivalente a quella del sole, è un altro discorso. E adesso, cosa... la Madonna, cioè, allora ti posso usare come. Anche per quelli della live, voi dovete sapere che io e Marco Stel ci conosciamo in real life. Sì, ogni tanto usciamo insieme, tipo a Urbino, andare a bere durante le serate universitarie. Cazzeggiare. Una volta ero appena uscito dagli allenamenti. Ah, e sì. Quando era tipo febbraio, una roba del sì, genere. Sì, era. Comunque era tipo prima. Non primavera, ma. Poco così, prima. C'era le temperature fredde. Sì, beh, certo. E. Allora, aspetta. Per cambiare le munizioni, vedi. Sì, Bobby, sono scemo, non ci ho pensato. Praticamente. Era successo che io ero appena uscito dagli allenamenti, ero sudato come un animale. Madonna. Vado a casa a farmi la doccia, perché giustamente puzzavo anche come un animale. Mi viene a prendere sotto casa e prendiamo Urbino. C'è un problema. Io mi ero anche fatto male. E sapete che quando qualcuno si fa male, la zona colpita, perché io premessa faccio scherma storica, sapete che se prendete una botta da qualche parte, quel posto si scalda, perché giustamente... Per curarlo, comunque si scalda, fa più caldo del solito. Non andiamo in dettagli tecnici scientifici, esatto. Che poi dopo il sbagliamo. Io ci arrivo. Aspetta, io la devo lasciare, buona serata. Merda. Oh, buona serata. Merda. Gabbo, è stato un piacere. Gabbo? Gabbo di Squared? Big Band. Ah, è lui Gabbo. C'era prima. Ma sei andato via? No, peccato. Praticamente, cosa era successo? Io mi ero fatto male, avevo anche il ghiaccio, quello lì, le bustine per quelle del ghiaccio istantaneo. Ero andato in macchina con l'egregio Marcus Tale, mi siedo dietro, e nonostante c'erano i riscaldamenti e tutto, la macchina si è appannata soltanto nel finestrino mio. I fumi peggio di Chernobyl, proprio a livelli proprio esagerati, cioè veramente una cappa del genere non si era mai vista. Ma proprio sembrava come stare vicino tipo agli sfiatatoi delle caldaie che hanno tipo la Madonna. No, non so se io perché c'ho la caldaia a condensazione, c'hanno lo sfiato appunto che c'ha la condensa, quindi diciamo il fumo della condensa, ed inverno si vede abbastanza bene. Ecco, sembrava quello. Sì, quello. Sì, effettivamente. Forse di più. Beh, no, vabbè, era concentrato in un solo punto, però vabbè, ci sta, Allora, praticamente anche appena siamo scesi dalla macchina, vedevi che io per 2 minuti ho avuto l'alone di vapore intorno. Madonna. Altri luffi con le ghia second di One Piece. Mi ricordo che lei è uscito, ha fumato, ha messo in bocca la sigaretta e intorno aveva l'alone peggio, cioè la sigaretta non si vedeva nemmeno, si confondeva con l'alone. Allora. Io l'inverno siamo una combinazione magica.
Nico, dovrei continuare One Piece. Allora, One Piece io ti dico, non ho, cioè, comunque Marco, se sempre che sto parlando con nessuno è perché guardo, parlo. No, lo so. Minchia, lo dovrei continuare One Piece. One Piece io ti dico, bello, ma non ci vivrei. Preferisco alto. Cioè, è diventato troppo shonen per i miei gusti. Vabbè che... allora, Jojo cos'è, cioè? Vabbè, allora, Jojo è il meme. Jojo è l'anime dei meme. Ma non è nato così, cioè, nel senso, in teoria era nato con un senso, poi dopo è diventato meme, perché, giustamente, non poteva non diventarlo, eh? Allora, salve! La bubusetta, te lei? Vuole giocare a nascondino? A sette te bubu. O come la mamma di Bambi, che poi però non l'hanno più trovata perché è morta, giocava a nascondaino. Buonasera Sigmaland, come la va? Porca, allora. Innanzitutto ribuonasera a tutti i membri della chat, non si sa mai. Benvenuto nell'esercito dei disagiati. Benvenuto nell'esercito dei disagiati. Siamo l'esercito del selfie. Distruggiamo Martin con l'iPhone. Allora. Distruggiamo i nostri neuroni con la vodka, più che altro. Minchia, anch'io. Perfetto, allora sì, ma facciamo così, appena crepo, perché sarà una cosa a breve. No, e... dai, è greggio, no, dai. Tu via. No, vabbè, cazzo, faccio schifo a giocare a sto gioco, quindi. Ah, lei diceva in game. Ah, ok. No, oddio, è un po' difficile che riesco a muovermi appena. Aspetta. L'egregio può fare tutto. Sono un po' troppo veloce. Sono un po' troppo veloce. Allora, capo. Mi sono perso. Oh, ecco qui. Allora, Sì. Allora. Ha fatto sì. La capodolta. La capodolta, volte da dolore. La puttana. Esatto. No, dico, allora, dico la donna di facci di costumi. Allora. Che non si sa mai, allora, che Twitch. Oggi il compito sul Sigma e sul Lambda. Ah, verifica. Dolore. Forse si riesce a fare la doppietta. Olè. Nel senso, a fare la combo doppia o a crearsi? La wombo combo. Ho finito. Allora, la wombo combo, ho fatto un crittino. Olè. Aia puttana! Mi stanno sparando nel deretano. Mi hanno scopato la coda. Mi hanno scopato tantissimo la coda. No, guerriglieri, allora, uccisi, no! Sì, sì. E dai, dai, zero di merda, viecce. Ma guarda tu che mi... Ah, fanculo te! Niente. Ok, va bene, grazie. Quello è morto, sì. Ok, perfetto. Io fatto. Devo subitamente soffermi il naso. Dai, poteva andare meglio. Comunque, di nuovo, lo ripeto ogni volta che vedo. No, stiamo calmi. Iscrivetevi a Marcus Tale. Che è in live in questo momento. Che sono in live, tra l'altro. Esatto, sono in live anch'io. E ho due spettatori che saluto, anche se non so chi sono, però li saluto. Li saluto e li ringrazio, perché questa sera non era neanche programmata la cosa. È stata un attimo un po' confusionaria anche per me. Importante. Porca puttana, lei cosa vuole? Ok. Allora. Ok, abbiamo Sigma che ha appena iniziato una battaglia, quindi a breve è partita la musica synth. Bene, benissimo. Allora, allora. Allora, mi piace il rumore degli edifici che vengono giù. È per questo che mi piace l'11. No, stavo per dire, è questo che mi piace l'11 di novembre. Sto parlando tossendo, quindi non si è sentito. C'è il cheat. C'è il barbatrucco. È un no, è un Barbara d'urso, non è un barbatrucco. Ok, detto questo, ti chicco dalla live. Benissimo, grazie, è stato un piacere. Allora, no, dai, che ti prendo per il culo. Lo so. O forse no. O forse no.
Lasciamo il dubbio, lasciamo il dubbio. Io mi sto immaginando. Orca troia. Siamo entrambi in live, siamo in corso di Discord. E tutti gli spettatori dicono: ah no, fanno troppe cazzoni oggi. Via. Andiamocene. No, ma seguono di più lei, egregio. Lei ha più presa sul pubblico. Allora, uno spettatore che tra l'altro non so neanche chi sia al momento. Bene, bene, si acquistano nuove leve. Ma è aspetta, è Plasma o il signor Lambda? Allora, io ne ho uno che di solito viene in live, ma non so mai quando viene in live. Però mi snocciola sempre delle perle, sia politiche che sociali che scientifiche, che si chiama Jadas. Però questa sera non penso sia in live. Jadas, se sei in live, batti un colpo, grazie. Un colpo. Senti una martellata che distrugge un palazzo. No, no. Beh, quello lo sto facendo io. Ah, puttana. Chi è? Sì, il protone d'esecuzione. Cos'è successo qui? Aiuto. Personalizzazione. Perché questa via. Allora. Bella questa macchina, la prendo io. Allora, lei si deve levare dai coglioni, però. Non posso uscire da qua. Che bella bandiera possiamo aggiungere? Vediamo cosa c'ho dell'unione sovietica. È la puttana, però. Niente, niente, via, via, via. Scoop, scoop, scoop. Anche? Scoop, scoop da qua. Questo. Questo è bello. Allora, via, 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 via. Qui accanto al motore. Maron, che sta succedendo? Allora, guerriglia, mi aiutate per favore. Grazie. 1, 2, dobbiamo farci un posto qui. Aia. Metto, non c'ho più colpi. Vabbè. Forza. Aiuto. Che succede? Aiuto. Buonasera, Rob. Come buonasera. La Juve. Ma che? Devo abbassarti però perché sei troppo alto. Ah, no, che è passato giusto per dire forza Juve. Ah, ok, va bene. One man, okay, world. One world man, scusa. Allora, dove cazzo? Lei muoia. Ok. Via, devo andare via di qui. Via, 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 via. Damose. Allora, Madonna santa. Che terrore, di paura. Intanto guardiamo un attimo l'albero. Vabbè. Sviluppo. A lei. Un salve, Rob Dark. Beh, anche lei ha i suoi. Allora, facciamo un attimo una cosa molto divertente. Ovvero? Lo vedrà a breve. Allora, muorici. E dai. Allora, olè. Perfetto. A posto. Lo vedrà a breve. Dovrei aver risolto, aspetta. Per sicurezza, esatto. Oh, egregio, da quando è entrata lei? Da quando è entrato lei, comunque la mia live sta andando liscia, nel senso che non si è bloccata nemmeno una volta. Rob Dark, grazie, mi hai ricordato di limitare la gente che può entrare in live, in call su Discord. Ah, perché non aveva fatto questa limitazione? Vabbè. No, mi ero dimenticato. Soltanto praticamente i moderatori e gli admin, quindi lei e Gregio possono entrare d'ora in poi. Beh, ma io posso essere fastidioso. Solo su un plotone. Posso essere fastidioso, lo sa, sì. Allora, nah. No. Non sarà mai fastidioso quanto me. Ho appena sentito il suono di Striscia la notizia. il suono della sirena di Striscia la notizia su Red Faction. Non so perché. Non me lo chieda. Tra l'altro c'era un gioco, egregio, che in futuro, tra l'altro, vedi, perché ho poco pubblico, perché porto dei giochi che hanno poco, diciamo, seguito. Però, allora, lei dice, aspetta un secondo, hai detto poco pubblico, io stavo per ammazzarmi in live, per sbaglio. Va bene, vabbè, ognuno suo. Comunque volevo portare un gioco che si chiama Brutal Legend. Non lo conosco. Allora, è un gioco dove tu praticamente impersonifichi tipo una persona, uno, non mi ricordo come si chiama, che è un chitarrista, e praticamente sei in questo mondo demoniaco e uccidi i demoni, comunque, è tipo open world, e uccidi tipo i demoni così con la chitarra. No, aspetta un attimo, Rob, non ti preoccupare che non riuscivo a fare in tempo ad arrivare a abbassarti un attimo il volume che era troppo alto. Allora.
e proprio mi hai reso sordo due volte di fila. Ho messo la limitazione giusto per questo. Allora, porca puttana, Laida. Perché tanto gli infarti comunque mi verranno sempre. Comunque non davi fastidio. Dopo si sente offeso il poverino. Potevi... No, vabbè, ma... Cioè, mi dispiace, però... È entrato due volte, mi ha ucciso le orecchie e non ho fatto in tempo ad entrare prima che scappasse per abbassargli un attimo. Allora, un po' di figa qui... No, comunque, non ti preoccupare, non disturbavi. Alle! Qui urgeva un po' di modifiche al piano, perfetto. Allora... Anzi, allora facciamo. È arrivato il controllore. È arrivato il controllore. Siamo un controllo degli impianti. Tanto. No, no, no. Questo non è a norma. Niente. Questo sono non è a norma. Dove cazzo sta Rob Dark? Finito tutto. Tutto, qualsiasi non cosa. Non neanche nel server. LOL. Ok, bene. Allora, aspetta un attimo. Confermo che. Ah, si è attivo Rob Dark. Volume utente. Lo devo passare. Dai. Se no. Vale. Dai. Eh no, ma tu te pensavo, pu cazzo! Ok, perfetto. Ma qui mi danno qualche... Ok, mi ha ricaricato. Perfetto, grazie mille. Fortuna alla cassa di rifornimenti. Allora. Ok. Limitazione tolta perché sono riuscito a toglierti l'audio, a abbassarti un attimo l'audio. Ma non state qui dentro, rincoglioniti che faccio esplodere l'edificio. Che rimbambiti sti NPC però, cazzo. Allora, vediamo. Comunque benvenuti a tutti gli spettatori della live. Passate, mi raccomando, passi. Anche da Marcus Tale, che è il nostro ospite di stasera. Che anche in... Perché fa molto ridere. E che è in preda ai fumi della rabbia, che c'è la gente che non sa come si... come funziona il mondo qua. Allora, questo è peggio... È in live, quindi passate a vedere a lui piuttosto che a me. Lui è quello divertente, non io. Beh, ma questa sera siamo in due, quindi il divertimento è doppio, Allora, no, dicevo, presente nei giochi ci sono gli NPC o gli NPC o non playable character che praticamente non sanno dove devono andare. Cioè, io saprei dove sono i bambini. Saprei dove mandarli, ma in questo momento non ce li manderò. Battuta Black Humor. Devo trattenermi. No, nel senso, li mando. No, le mando a fanculo, nel senso, non è che volevo fare battute. Li avrei mandati altrove. No, devo trattenermi. Affanculo, egregio, non pensi male, nel senso, ok? No, però diciamo che io sto mettendo delle bombe, delle mine per far esplodere degli edifici. Loro dove vanno? Dentro l'edificio. Ma sarai deficiente per la Madonna? Vabbè, niente. Vabbè. Mi hanno scopato il motore di nuovo. Vabbè, ho capito, va bene, ok. Vogliono sfutucchiarmi questi aerei. Cristo santissimo. Popolazione demoralizzata. Ho capito, ma se sei un coglione che ti metti dove c'è l'esplosione non è mica colpa mia, Guarda te, questi qui. Vabbè, okay, è arrivata la flotta. Ah, dove arriva è? La bomba che scoppia, rimbomba. Ah, si parla di me. No, veramente mi hanno scopato il culo dell'aereo. Ma perla. Scappiamo, via. Niente. Via, come non ci fosse mai stato ieri. Un domani oggi, per mercoledì. Aiuto. Qua non so cosa sta succedendo. Ma non lo so neanche io, guarda. Io sono confuso quanto te. No, è perché siccome qui è in corso una battaglia da tipo un quarto, no più, forse mezz'ora, e non si conclude, allora... Cioè, mi sto divertendo come un bambino, sia chiaro. Però, non arrivo al punto della questione, quello è il problema. Ok, mi hanno killato male. Quello non esplode. Allora, vediamo. Perfetto. Ho sprecato delle bombe, ma ci sta. Torniamo almeno. Allora, laggiù. Oh, cosa vedo nei miei foschi allora, pupilli? C'è Blanco, Sigma. Ma sì. Decisamente quest'aereo senza modifiche sta roba qui non mi ci trovo minimamente. Allora vuoi morire? Niente, va bene, ho capito. Ragazzi, non però io vi ho assoldato per un motivo. Grazie. Oh, ma curiosità, quanta gente c'è in live da te? Due per il momento. E sono stabili da un po', quindi meno male. Ah, scusa, è arrivato uno all'improvviso, mi ha sparato.
Ho avuto un attimo un colpo di cuore. Madonna. Lo so, non è colpa mia. Comunque, egregissimo. Mi dica. Si sente. Lei cos'è che usa, Streamlabs o OBS? Streamlabs. Perfetto, allora. Allora? Dovrà fare il suo bot per il suo disco, per il Discord del server. Così almeno. Cioè? Dividiamo questo in due sezioni. In che senso? Mi spieghi, perché io ho detto sono a digiuno di queste cose. No? Sono un po', allora, so un po' di cose, ma non è che sono molto. Hai presente che molti streamer hanno il loro server Discord? Sì, lei ce l'ha, infatti. Ecco. E siccome questo si chiama esercito dei disagiati, comunque, e anche lei è un ser disagio. Certo. Quindi? Vogliamo tenerlo come server dei nostri due canali Twitch? Per me è egregio, è il suo server, faccia lei, io mi adeguo. Perché quello... sei anche te adesso praticamente admin. Sì, grazie a lei, perché mi ha fatto admin ad cazzum, non ad meritum. Minchium. Allora, ad minchium. Va bene, per me va bene. Allora, postolo. Dopo ogni tanto... Lei quando mi vuole invitare, cioè quando vuole fare un po' di disagio, lo sa, io entro con piacere. Poi adesso che sto facendo praticamente sta miniserie sul canale mio di Twitch per... come si chiama? La miniserie? Sì, praticamente facci caso, tutti i miei stream ultimamente si chiamano titolo meno Road to MiG 29 tra parentesi quadrate URSS. Quella è praticamente la serie Road to MiG 29. Ah. Beh, ci sta, eh. La posizione è stata aggiunta alla mappa. Porta un veicolo in questa posizione. Oh, che bello! C'è la MOAB. Ah, ecco, una cosa che egregio, lei forse non lo so se lo sa, mentre bevo dell'acqua, mentre mi rilasso un attimo, che da un'ora che sto giocando e mi sto sgolando, però. Allora, non so se lo sa, però nei vecchi giochi le parlo del Mesozoico, quindi era dell'Xbox 360. Allora, quindi tipo Black Ops 1. Sì, esatto, all'epoca quella. Comunque non parlavo di quello, parlavo di altri giochi, gli open world. C'era questo vizio, non vizio, vabbè, era una cosa carina in realtà, perché lo apprezzavo parecchio, nei giochi open world di mettere sempre come cosa speciale, come aggiunta speciale, la bomba atomica. O la termobarica, la termonucleare, quella che era, insomma. E mi ricordo che c'era, vabbè, in Fallout c'era. Esatto, in Fallout c'era, perché c'era, e va bene. Perché comunque è di base, vabbè, ci sta, non è neanche un easter egg, alla fine ci può stare. E c'era anche in un gioco che si chiamava Mercenari 2. Ora. Mai giocato. Non era un gioco un po'... L'ho trovato a caso, un po' come questo qua che sto giocando adesso, Ed era anche una mezza merdata, non era niente di che. Era spara lo stesso, non è che c'era chissà cosa. Era open world. E anche lì però si potevano distruggere gli edifici. E mi ricordo che c'era la bomba, c'era la mod per... Cioè la mod, c'era il trucco per avere la bomba H, ok? Ed era fighissimo, sì. L'effetto era bellissimo. Ovviamente se stavi dove c'era la bomba... non c'è neanche da dirlo, morivi, però quello è normale. Però quando lo vedevi tipo da lontano, che la lanciavi... Minchia, l'hanno disintegrato questo qui, gli hanno stroncato l'ala. Tipo sulla città lo lanciavi e faceva proprio l'effetto della bomba atomica, bello, fatto bene per i tempi, ecco, non è che fosse in ultra 4K, per carità, però era bello. E c'avevano sto vizio nei giochi di mettere le bombe atomiche... Vabbè. Però ci sta, mi piace, perché le cose che esplodono mi piacciono. Sono un uomo semplice. Sono un uomo semplice. Adoro i film di Michael Bay perché ci sono le esplosioni belle. Esatto, ma perché io c'ho gente che mi sta seguendo? Vabbè, ok. Bravi, cioè, non so se è gente che è dalla chat mia. No. Mi ha frainteso. Intendevo dire, mi stanno seguendo dei coloni qua. Allora, porca puttana, qui sul gioco sto dicendo. Io me ne vado, ragazzi. Qui lo dico per l'ennesima volta, ragazzi. Seguite Marcus Tale, followatelo. Sì, ma non lo ripeta troppe volte, che poi dopo si stanca lo egregio. Non perduri troppo.
lo faccia. Di solito dicono chi la dura la vince. Ma dipende, lei la dura? La sto durando, ma non la sto vincendo. L'importante è essere duri, voglio dire. Sì, come va? Buonasera, Federic. Come la va? Oggi va io tutto bene, non ho mal di testa. Eri alla fine era mal di testa da stress, non Vabbè, ma lei poi infatti giocando mi è passato. Ma poi lei studia, tra l'altro, quindi voglio dire, ci sta anche. E io il mal di testa ogni tanto ce l'ho, ma raramente in realtà. Io da un po' di tempo che non mi prende seriamente. Cioè, bene o male, per carità, però. Allora, dunque. Cosa ho rimasto? È proprio un italiano che non esiste ma mai nella vita. Cos'è sta roba qua? Ah, convoglio. Vabbè, andiamo a distruggere il convoglio. Mi scusi, ho appena finito di studiare, non è vero, lo dico per illudermi. Sir Coloro. Guarda, penso che lo dica chiunque per illudersi. Non sei il solo, non sentirti minimamente escluso. Allora, aspetta. Sei uno di noi, Federic. Io invece sono un escluso, un recluso, un reclutante. Io non studio, quindi. Oh, sto andando a combattere. Sto andando a combattere un tipo un convoglio con un apetto. Questa immagine è bellissima. L'ape armato è. L'ape armato. Mi piace, l'ape armato. No, ho missato. Comunque, Federic, te che ci racconti? A te come va? Come stai? Te, Bobby, Rob Dark, se siete ancora in live. Signori della chat, buonasera. Finisco la partita e arrivo. Non. Devo studiare solo pallavolo qua sotto mano. Non lo sto invito. Salve Sigma. Ah, ok, un coglione sto. Allora, no, ma non ti preoccupare, Sigma. Adesso. Tanto praticamente questa qui è finita. Questo ha distrutto. Vabbè, ok. Ti aspetto il lobby. Va bene. Ah, tanto roba da. Breve. Ok, ma dove sono sti combattimenti? Roma breve. Abbiamo praticamente vinto. Nice. Salve ragazzi. Toglietevi il grazie, salve, buonasera. Io sono con un apetto, grazie, lo so. Salve, buonasera. Ok, io salto qui, grazie. Allora, direi che non ho bombe. Niente, quindi è andato a farsi fottere anche l'idea. Vai ragazzi! Bombardate tutto quanto qua. Posso anch'io? Sì, Federic, certo che puoi anche te. Che cazzo di domanda è? Sì. Allora, signori, vediamo il verso, signori. Allora. E se vuoi Sigma o anche il canale. Sì, il canale. Il canale Twitch. Dedicato. Anche. E se vuoi ho anche il server dedicato per quando faccio le live. Non solo di Warline, ma di cazzeggio generico. Allora, però io rimando gli inviti. Dove stai? Sigma Lambda invitato. Come lo distruggo sto merda? Basta che digiti punto esclamativo Discord e otterrai il link. Allora, intanto chiamo Federic. Allora porca troica. Facciamo un attimo un'altra cosa, va. Invitiamo Federic e Sigma. Buona. E fammi salire per Diana. E allora vediamo se riesco. Vabbè, facciamo in questo così. Modo oggi vorrei usare il mito. E Federic, non ti preoccupare. Aspetta un attimo. Dai! E distruggiti. E se te dici Uggia. No, perché Uggia. Tecnicamente mi sa che ci sono tra gli amici. Esatto. Se non prendete capo. Ma sì! Ma cazzo! Sì. La pazienza! Pupazze. E la Macarena. Allora abbiamo Sigma e abbiamo Fedek. Oh, dai. Ma nessuno che c'ha un'arma. Io arrivo fino al tecnicamente 4.3. Sì, ma vi togliete dal cazzo. Merde maledette. E niente, ho finito i colpi un'altra volta. Ma siete delle merde, siete 3-7, sì. 3. Ciao Sigma, come sei messo? Hai qualcosa? Aia. Buonasera!
ciao. Buonasera. Sigma. Ciao. Aspetta. Finalmente ci sentiamo voce. Finalmente. Oh. Aspetta, c'è un altro ragazzo. Gli passo il tuo Discord. Ok, che era come prima. Non ti preoccupare. Tanto lo aggiungiamo al cartone. Ok, così è perfetto. Aia, mamma mia, mamma mia. Più siamo, meglio è. Più siamo, più casino c'è. Sì. Buonasera. Allora, giustamente, Sigma, lui è Morfeo. Allora, lui, cioè, Sigma, Morfeo alias Marcus Tale, è un altro streamer italiano. Che tra l'altro ci conosciamo good, anche in Italia, cioè in real life. Good night, I am very Italian, speak yes about this. Yes, very well. Very, I speak Italian very well. But English not so fast. Not so for me. That's not for porca puttana tua madre. Allora. Giustamente. Riesce a rifare anche. Salve. Allora, se, qual è il suo nickname online? Cioè su Thunder? Ah, sì, no, devi colpire quello, devi colpire quello. Subito. Aspetta che io c'ho un attimino, mi invadino un sacco in questo momento. Aia. Allora, si chiama treno trattino basso Apo. Ecco. Vai al banco di potenziamento per comprare potenziamento. Ok, treno underscore Apo. Treno A, questo aggiunto. Allora, salvataggio automatico. Molto, molto yeah. Allora, allora invitiamolo al plotone. Come direbbe Giorgio. Allora, ditemi cosa dobbiamo usare. Perché io sono un po' decimato di aerei. In che senso sei decimato di aerei? Ti hanno massacrato. Sì, no, allora ho scoperto che è un po' la preparazione automatica, una nuova teletorna, e praticamente riuscivo a fare i leoni d'argento per comprare gli aerei, no? E quindi quando è stata attivata, adesso mi sto decimando gli aerei, però sto facendo i soldi. Io sarò una merda, ma io effettivamente la riparazione automatica la tengo attiva. Ma io perché adesso sto cercando, devo comprare una 140.000 per poter ricercare gli aerei dell'era 4, no? Visto che devi comprare. Beh, questo veicolo è messo molto bene. Dell'era più bassa per poter sviluppare quelli successivi. Ho presente, il prossimo aereo che devo sbloccare è 240.000. Quindi lei non fa una via. Un po' basso di leoni. Buonasera, treno Apo. Alias ti chiamerò Apo, non ha fatto una grinta per semplicità. Okay. Allora, il T47 c'ho anche il P51 da 4.0. Pia pure quello. Da P51? Sì, pia. Ok, allora. Va bene, piglio quello. Cosa ho arrivato? Allora, poi ovviamente solo ieri ho scoperto che migliorando l'equipaggio questo può anche abbassare i tempi di riparazione. Cioè io quando andavo su migliora, quando andavo su migliora equipaggio, vedevo solo la prima schermata del pilota, quindi andavo tutto su tolleranza G e che cazzo ne frega, no? E invece Porta più carica. Guarda, non so se stai guardando anche lo stream, per farti vedere io come ho messo, come io utilizzo soltanto un equipaggio, perché in questo modo guarda l'esperienza va lì. Hai ragione. Allora, cosa facciamo? Anch'io a saperlo non avrei comprato ride della gorilla, perfetto. A saperlo praticamente io ho già maxato tolleranza G, sto cercando di maxare resistenza, su logistica velocità di riparazione ce l'ho al massimo, 20 secondi finisco, poi quando arrivano certi aerei prendo anche la qualifica ASSO, così si vola. E poi la qualifica di terza media. No, ma infatti, guarda, volendo li avrei anche venduti, mi sarei convertito in esperienza, ma non credo si possa fare. Purtroppo no. Allora, che io sappia. Andiamo a fare il culo. Federico, cosa dici? Che sei tu esperto rispetto a noi? Perché la messa in servizio la paghi per forza. Madonna, che sospensioni! Io in realtà non metto neanche in servizio tutti gli aerei, tipo, per farti capire.
Allora, Madonna che velocità! Questi che vedi in live sono gli aerei che ho addestrato. Se tolgo quelli dove non addestrati, ce ne sono una caterva in più.